Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che mi date questa sera di condividere informazioni che ritengo essere importanti per il mondo PHP in generale. E quindi questa sera vedremo le novità di PHP 8 e condivideremo un po' di aspetti tecnici, ma cercheremo di non addentrarci troppo dal punto di vista tecnico e di rimanere più ad alto livello. Io sono Elena Brambilla, sono Regional Channel Manager per Zend Technologies, ormai per Force Software. Siamo infatti stati acquisiti 3 anni fa ormai, sì, ho messo già 3 anni, dalla Per Force Software, che è un'azienda di Minneapolis specializzata nella gestione del DevOps in generale. Quindi siamo entrati a far parte di un gruppo più grande e più forte, soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che è il mondo open source e il supporto al mondo open source. Ma la nostra anima comunitaria rimarrà sempre finché veterani come me sono all'interno dell'azienda. Io sono un PHP Certified Engineer, quindi arrivo da un'esperienza tecnica. Sono tanti anni che lavoro per questa azienda e ho iniziato infatti nel 2006 come consulente, e nel 2008 poi sono passata a essere diciamo una dipendente di questa azienda. Abbiamo aperto nel 2008 la filiale italiana, e quindi questa è una, sono veramente una veterana, se così si può dire. Nel 2008 quindi ho iniziato a lavorare nei professional services, seguendo tutti gli aspetti legati al project management e alla formazione. La formazione è stata per me un qualche cosa di importante che mi ha sempre appassionata, perché mi è sempre piaciuta l'idea di riuscire a trasmettere nozioni a terze parti, quindi spero di poterlo fare anche questa sera. Nella mia evoluzione, perché sono tanti anni effettivamente che sono in Zend, e quando l'età avanza arrivi anche a cambiare un po' ruolo, dal 2015 sono passata, dopo una fase di gestione delle attività di prevendita a livello tecnico e di post vendita, a gestire più aspetti burocratici dell'attività. Quindi mi occupo della customer satisfaction, del mantenimento del business a livello europeo e di diffondere la conoscenza di Zend, la cosiddetta PHP Company, a livello europeo. Però basta parlare di me, parliamo invece di questo PHP 8, e sappiate che le informazioni che sto per condividere con voi arrivano da Matthew Ware O'Finney, che è il nostro product manager, nonché responsabile del progetto Zend Framework, il framework Zend che adesso è passato sotto la Linux Foundation e che ha cambiato nome e è diventato Laminas. Matthew è uno dei punti di riferimento al nostro interno in termini di innovazione, di conoscenza e quant'altro. Le slide che sto per mostrarvi sono parte integrante di un webinar che Matthew ha consegnato, diciamo, condiviso qualche tempo fa, qualche settimana fa, e che troverete anche pubblicato sul nostro sito. E poi alla fine di queste slide troverete dei link utili che vi invito poi ad approfondire, perché ci sono tante altre cose che vengono dette in aggiunta che io non arriverò a dire per questione di tempo. E quindi vi invito appunto ad approfondire tramite queste registrazioni. Sono dei webinar registrati senza impegno, senza nessun tipo di vincolo. Vediamo ora di che cosa andremo a parlare. Considerate che gli aspetti tecnici sono notevoli. Non voglio approfondire troppo dal punto di vista tecnico, ma rimarrò ad alto livello cercando di darvi delle indicazioni il più chiaro possibile, ma di alto livello su quelle che sono le sintassi, le nuove funzionalità di sintassi, le nuove regole di sintassi, appunto, le nuove funzionalità. Vedremo anche quali sono i cambiamenti, le nuove funzionalità a livello di motore del PHP,
faremo poi delle considerazioni finali e daremo spazio eventualmente a domande o perplessità e a qualsiasi tipo di conversazione che vogliate avere. Considerate anche di fermarmi magari se volete durante la presentazione, mi farebbe molto piacere riuscire a creare una conversazione da entrambe le parti, ecco, che non sia monodirezionale. Posso anche usare la chat di Zoom, quindi per fare domande che io appunto magari le leggo, quindi se non avete, se siete più timidi potete anche scrivere sulla chat. Sì, va benissimo, io la chat in questo momento non la vedo. Non la leggo io così poi... Ah, perfetto, eventualmente mi interrompi, perfetto, ok. E così magari riusciamo anche a vedere aspetti che possono essere più interessanti anche per voi. Quindi partiamo subito, non portiamo via altro tempo e vediamo di capire quali sono queste nuove sintassi di questo bel linguaggio PHP 8. Ok. Dunque, in questa presentazione parleremo della unione dei tipi, la union types, parleremo anche di questo nuovo tipo mixed che può essere interessante, sollevare anche eventualmente delle obiezioni. Parleremo anche della nuova modalità di definire le proprietà all'interno del metodo costruttore di una classe. Poi approfondiamo, diremo anche qualche cosa in merito alla pseudo costante punto punto class e a come è cambiata l'approccio nei confronti di questa costante. Parleremo dei named arguments, degli attributi, del match delle espressioni, dell'operatore, null safe, di come la catch è modificata nella gestione semplicemente del tipo della variabile che viene passata e come generare eccezioni da espressioni. Quindi questi sono tanti argomenti che affronteremo soltanto parlando della sintassi della nuova versione del PHP. Nelle versioni precedenti a PHP 8 era possibile dichiarare un solo tipo per proprietà, parametri e valori restituiti da funzioni e da metodi. Nella versione 7.1 del linguaggio, nelle versioni più recenti, sono stati aggiunti i tipi nullable, il che significa che quindi possiamo anche dichiarare che la tipologia di un dato è null con una facile dichiarazione del tipo simile a dollaro string, per esempio. Comunque, dalla versione PHP 8.0 possiamo adesso dichiarare più di un tipo, più di una tipologia per argomento, quindi per variabile, per proprietà di classe. Questo cosa significa? Significa che per un determinato parametro, per un determinato argomento, posso indicare attraverso l'operatore verticale, la barra verticale assegnata appunto al valore, più tipologie. Quindi, per esempio, se volessi dire che una variabile è di tipo float e int, sarebbe sufficiente dichiarare all'interno di una classe qualcosa del tipo private int barra verticale float dollaro nome della mia proprietà, punto e virgola. E in questo modo posso fare un'assegnazione multipla della tipologia di dato. Se si desidera anche consentire ai filtri di implementare un'interfaccia specifica o una chiamata generica, una callable, è possibile utilizzare anche la filter interface barra verticale callable. Questa è un'altra opportunità. La mixed pseudo type, che cos'è? Dunque, facciamo un altro preambolo. Noi vogliamo dare a PHP la possibilità sempre di fare tutto e in questo caso stiamo gestendo un tipo misto.
che include tutti i tipi scalari in PHP, null e tutti gli oggetti, compresi gli oggetti di classe, richiamabili perfino a livello di risorsa. Quindi io in un tipo mixed, quando dichiaro una proprietà, una variabile di tipo mixed, significa che questa può contenere qualsiasi cosa, compresa anche la possibilità eventualmente di essere una risorsa. Ok? Ora, con il costruttore. Allora, questa è una cosa interessante, questa introduzione, perché nel PHP 7.4, questa versione di linguaggio, la 7.4, ci ha dato la possibilità di aggiungere tipologie alle nostre proprietà di classe. Questa nuova innovazione, diciamo, ha causato molte patate bollenti, in qualche modo, come si suol dire. Con PHP 8 le cose cambiano un pochino, possiamo combinare le nostre dichiarazioni di proprietà, i nostri metodi nei nostri costruttori più facilmente. Quindi questo cosa vuol dire? Dall'esempio che vedete qui nella slide, io ho una modalità vecchio stile. Intanto tutti sanno che l'underscore construct è quel metodo magico che viene invocato in modo silente al momento in cui faccio l'istanza di una classe. Bene, nel momento in cui faccio un'istanza di una classe e passo eventualmente un valore, un parametro all'istanza della classe, in questo caso la variabile $name verrà caricata nella proprietà privata thisName. La nuova struttura mi consente di fare la stessa cosa, ma riducendo drasticamente il numero di operazioni che devo andare a fare, quindi del codice che vado a scrivere. E questa è una delle innovazioni che porta il PHP 8, cioè l'ottimizzazione del codice scritto, quindi una riduzione, perché diventiamo sempre più pigri e quindi vogliamo sempre scrivere meno. In questo caso vedete che nella fase di passaggio di definizione dei parametri che entrano in ingresso al mio metodo costruttore, vado a dichiarare che questa sarà una proprietà di tipo privato, stringa, e si chiamerà $name, ed evito di fare questo passaggio in più. Cosa succede nel momento in cui io voglia utilizzare entrambe le modalità? La vecchia modalità continua a essere supportata, non ci sono incompatibilità di nessun tipo. Sappiate però che se vado a mixare le due metodologie, il comportamento che verrà eseguito dal linguaggio è un comportamento che vede eseguire prima di tutto l'assegnazione di ciò che viene definito a livello di passaggio di parametro. Quindi prima di eseguire il codice contenuto nelle due parentesi graffe del metodo costruttore, verrà assegnato il valore della variabile $name, in questo caso all'interno della proprietà privata $name. Dopo verrà eseguito tutto il resto. Questo è importante da sottolineare, perché per evitare fondamentalmente di avere a che fare poi con dei problemi comportamentali del codice inaspettati. I tipi richiamabili non sono consentiti, cioè la callable non è consentita come parametro richiamabile da questo tipo di sintassi, quindi se ho delle callable devo procedere vecchio stile. La l'ubiquità della costante punto class. Questa costante è stata introdotta già nella versione 5.4 del linguaggio e fondamentalmente viene utilizzata per risolvere il nome della classe nel suo nome di classe completo. L'innovazione che porta il PHP 8 è che da questa versione in avanti la funzionalità viene estesa anche alle istanze di classe. Quindi in questo caso, vedete nell'esempio, quello che verrà restituito sarà il nome completo del
del namespace della classe che è stata utilizzata. Aspettate che mi perdo con il cursore. Come vedete io vado abbastanza veloce su ogni singola innovazione, perché poi, a parte il fatto che questo materiale verrà distribuito e condiviso, quindi potrete eventualmente soffermarvi maggiormente su ogni singolo esempio. Vuole essere soltanto un punto, uno spunto di riflessione poi da approfondire. Per quanto riguarda i named arguments, chissà quante volte vi è capitato di definire un numero molto lungo, di un elenco di argomenti molto lungo all'interno di una funzione, di un metodo e così via, definendo poi alcuni valori con un dato di default. Il problema maggiore in questo tipo di approccio è che quando vado poi a richiamare il metodo, a utilizzare il metodo che ha al suo interno questo tipo di dichiarazione, devo fare attenzione a come vado a passare i parametri, perché il valore posizionale dei parametri che vado a passare al mio metodo, alla mia funzione, è importante. L'innovazione che porta il PHP 8 è che non ha più importanza la posizione del parametro, ma assume importanza il nome. Quindi passerò i parametri in questa modalità che vedete, nuova, dimenticandomi, quindi non ignorando completamente come la posizione degli stessi sia indicata all'interno della definizione. Gli attributes. Qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Con PHP 8 siamo in grado di utilizzare appunto gli attributi. L'obiettivo di questi attributi, noti anche come annotazioni in molti altri linguaggi, è quello di aggiungere dei metadati a classi, metodi e variabili in modo più strutturato. Il concetto di attributo comunque non è nuovo, perché sono anni che lo utilizziamo attraverso il doc block, che permette soltanto una simulazione di questo comportamento. Invece con l'aggiunta degli attributes, abbiamo adesso un comportamento riconosciuto ufficialmente nel linguaggio per rappresentare appunto questo tipo di metadati, e quindi evitiamo di dover analizzare manualmente i doc block. Quindi abbiamo fatto un notevole passo avanti in questa direzione. Come vengono dichiarati gli attributi? Beh, vengono dichiarati attraverso la doppia chiocciola, e quindi facendo la doppia chiocciola, un po' come si faceva nel doc block, direttamente all'interno del mio codice ho la possibilità di definire appunto questo tipo di comportamento. Il match delle espressioni. Dunque, lo switch case è un operatore che è presente nel linguaggio fin dalle primissime versioni. Questo switch case ha alcune carenze che sono state risolte con l'espressione match. Una delle carenze è che, per esempio, l'abbinamento della impostazione predefinita a volte può essere molto flebile. La corrispondenza rigorosa, quindi quella che viene effettuata attraverso un controllo con il triplo uguale e non soltanto con il doppio uguale, ricordo che la corrispondenza rigorosa significa che oltre al valore della variabile vado a controllare anche la tipologia, quindi devono coincidere entrambi, tipologia e valore. In questo caso il dollaro method verifico che sia una stringa e che abbia il contenuto post. Potrebbe essere anche gestito diversamente. Quindi è necessario fare questo tipo di controllo rigoroso per essere certi che i valori che vado a verificare nei miei vari case siano esattamente quello che sto cercando.
Un'altra carenza è che per interrompere in modo esplicito e per uscire dalla struttura switch case devo usare un break o un return, e quindi questo può crearmi dei problemi. Posso sempre affrontare casistiche di codice che alla fine non collimano con il mio desiderio finale. Se infine se si assegna un valore all'interno delle istruzioni case e in nessun caso corrisponde, potenzialmente questo valore potrebbe anche non essere inizializzato, quindi potrei avere problemi nel codice successivo. Quindi fondamentalmente in questa modalità switch case gestita vecchia maniera non ho la possibilità di avere effettivamente tutto sotto controllo, è demandato, diciamo, al controllo manuale la completa casistica. Con il match expression la corrispondenza dunque non richiede più prima di tutto una dichiarazione di interruzione e può combinare diverse casistiche in una sola usando una virgola e restituendo un valore. Vedete che il match funziona proprio, vedete, questa modalità di scrittura molto più pulita, e anche in questo modo potrei assegnare, o meglio, sintetizzare il mio case due valori contemporaneamente, quindi posso controllare che sia lower e lower case semplicemente separando le due stringhe da una virgola. Questo mi permette di eliminare quella esigenza di dover controllare che l'uscita per un break inopportuno sia effettivamente avvenuta. Quindi ho più controllo rispetto a quello che era prima. Aspettate che... Ok. Un attimo che ho un problema di mouse, mannaggia, mi scappa sempre. La match expression quindi mi consente di comunque di inserire un elemento di default, esattamente come succedeva in precedenza. La novità del match rispetto allo switch case è che se non definisco un case di default, diciamo un dato di default, e non c'è un match, viene generato un errore di tipo unhandle match error. E questo mi permette eventualmente di catturarlo in una catch che ho costruito appositamente. Inoltre la match permette una sintassi ancora una volta più semplificata, come in questo caso, e mi permette un controllo puntuale del valore che viene passato. Quindi ancora una volta vado a ridurre il codice scritto e mi permette di avere un controllo molto più perfezionato rispetto a quello che dovevo ricordarmi io personalmente di fare in precedenza. Ho il null safe operator. Dunque, l'operatore null safe è una nuova sintassi del PHP 8 che fornisce sostanzialmente la funzionalità di concatenamento facoltativo al PHP. Cosa vuol dire? Vuol dire che con la modalità di scrittura attraverso l'operatore null safe che si identifica con il punto di domanda trattino maggiore, ho la possibilità di controllare se il dato che mi viene restituito è di tipo null. Lo posso fare quindi molto attraverso questa scorciatoia, molto semplicemente, con questa sintassi minimizzata. Mentre prima dovevo controllare che fosse null, adesso è sufficiente usare questo tipo di operatore. La catch by type only. Allora, il PHP 5 ha introdotto la cattura delle eccezioni.
la try catch ci consente sostanzialmente di tentare di eseguire una parte di codice che reputiamo particolarmente critica e che potrebbe generare delle eccezioni. La catch cattura l'eccezione nel momento in cui questa viene scatenata all'interno della try e a seconda, questo è il comportamento che viene utilizzato oggi, a seconda della tipologia di oggetto che viene inserito all'interno della $E, in questo caso, della variabile che viene passata all'operatore catch, viene eseguito un codice piuttosto che un altro. Io sostanzialmente potrei avere in cascata n catch che accettano tipologie di oggetti differenti. A seconda della tipologia di oggetto che viene caricato nella $E, verrà eseguita una catch piuttosto che un'altra. Questo esempio è molto più semplificato rispetto a quella che potrebbe essere la realtà. La novità introdotta dal PHP 8 è che non è più necessario generare una variabile, cioè non è più necessario generare un oggetto, ma semplicemente sarà sufficiente passare direttamente all'istanza dell'oggetto di errore che vogliamo gestire nella generazione dell'errore. Quindi quando vado a triggare, a scatenare l'errore, non dovrò più caricare una nuova variabile e quindi vado a ottimizzare anche qui le risorse. Non sarà più necessario nei catch indicare la variabile che è in ingresso, perché non esisterà più, e semplicemente passerò la tipologia di oggetto che mi aspetto che arrivi. La throwing exception from expression. Dunque, anche qui, la capacità di lanciare eccezioni da espressioni. Beh, con la PHP 7.4 è stato introdotto l'operatore freccia, che mi consente di fare determinate azioni, che appunto consentono di dichiarare rapidamente una closure con una singola espressione, acquisendone facoltativamente il valore che viene ritornato da questa closure. Allo stesso modo abbiamo quindi operatori ternari e eventualmente anche operatore di cosiddetto coalescenza nullo, null coalescing operator. Nel momento in cui volessimo però controllare se è stata sollevata un'eccezione, perché nessuna di questi operatori solleva un'eccezione in modo indipendente, diciamo, in modo automatico, allora devo intervenire manualmente inserendo del codice aggiuntivo che vada a controllare se effettivamente è andato tutto a buon fine e nel caso questa cosa non sia successa, quindi abbia un valore false, negativo, ecco che vado a dover gestire manualmente la mia eccezione, a scatenare l'eccezione creando un'istanza della mia exception. Con l'introduzione invece, con la nuova sintassi, ho la possibilità, vedete come si trasforma la sintassi, come si riduce rispetto a prima, ho la possibilità di innescare l'eccezione direttamente dall'espressione, quindi non devo più fare manualmente dei controlli, ma banalmente se questa non è una stringa, allora scateno un'eccezione. Vedete come il nuovo linguaggio, ancora una volta, tende a ridurre ai minimi termini la sintassi. Stiamo diventando, ripeto, sempre più pigri. Posso fare una domanda? Perché è apparso un intervento che proprio su questa parte c'è chi trova l'essere appunto più concisi, più creare un codice quindi più snello, ma meno lo rende meno leggibile. Certo. Questo è un commento che è venuto dalla chat, non è una mia. Quindi mi permettevo di... No, ma sono perfettamente d'accordo. Questa nuova sintassi, generalmente le sintassi di questo tipo sono poco leggibili, meno leggibili e tendono a rendere
il linguaggio di per sé è più complesso. Questo è vero, è corretto e ne sono consapevole e condivido in pieno questa affermazione. C'è da dire però che con questa modalità riesco anche a velocizzare la scrittura del codice. Il tentativo che è stato fatto da non soltanto a livello di community, sì, ma diciamo dai vertici della community, quindi da chi segue il PHP da un punto di vista più alto, cioè da quel punto di vista di crescita del linguaggio rispetto ad altri linguaggi. C'è stata la tendenza proprio ad assimilare le tipiche espressioni che arrivano da linguaggi più complessi, come possono essere Java, per esempio, e a farle diventare proprie. Quindi sì, sono d'accordo. Poi, permettimi di aggiungere, non è obbligatorio comunque usare queste parole. No, assolutamente no. È una possibilità in più. Nulla ti vieta di mantenere il vecchio stile. È chiaro che con questa modalità però hai una ottimizzazione anche della lettura del codice, dell'interpretazione del codice. C'è da dire anche questo, è un po' come l'idea di usare gli switch case invece delle if, else if e else if, quindi molto meglio usare gli switch case che delle if concatenate come si utilizzava all'inizio, perché mi ricordo io ho iniziato a usare PHP dalla versione 3, quando ancora non si parlava di programmazione ad oggetti. Ed era quello che mi aveva fatto avvicinare alla programmazione PHP, perché pensate, mi vergogno un po' a dirlo, ma io arrivo dalla programmazione in COBOL, quindi su ambiente IBM, e quindi per me era linguaggio ancora usatissimo, non c'è davvero infatti io potrei cambiare lavoro in qualsiasi momento, infatti mi ricordo poco. Però il passaggio diciamo l'approccio alla nuova modalità è sicuramente più difficile. Infatti nei miei corsi ho seguito tantissime, ma centinaia di persone che arrivano dal mondo IBM e che piano piano hanno iniziato a usare la modalità ad oggetti, che alla fine non è così complicata. Ovviamente non mi aspetterei mai che un utente IBM AI arrivi a usare questa sintassi specifica, perché sarebbe chiedere troppo. C'è anche un'altra domanda che si riferiva quando si parlava del try-catch. La domanda di Guglielmo chiede: come si recupera l'oggetto exception all'interno di try-catch? Nella try-catch, facciamo un passo indietro, ce l'abbiamo qua. Nella catch, nella match expression intendi o nella... Dovrebbe chiarirlo Guglielmo, la domanda è di Guglielmo, nella chat. Se tu hai uno switch case all'interno di una try catch, puoi sempre scatenare una throw in qualsiasi momento, esattamente come abbiamo visto nell'esempio, scusate non voglio farvi venire il mal di mare, qui, ecco, puoi fare sempre una throw new exception e scatenare la tua eccezione. Nello switch case, adesso come adesso, se non hai dichiarato un default, non hai nessun tipo di errore, cioè esci dal tuo switch case senza avere un'informazione di nessun tipo. Nel senso, non puoi sapere, a meno che tu non faccia dei controlli manuali, se la tua logica è entrata all'interno di un case piuttosto che di un altro o all'interno di nessuno. Devi metterti tu degli alert. La novità introdotta invece dal match è che se non c'è definito un default all'interno della struttura, ecco che allora viene scatenata un'eccezione nel momento in cui non dovesse esserci un match. Non so se ho risposto alla domanda, ma... Sì, sembra di sì, sembra che Guglielmo sia soddisfatto. Bene, mi fa piacere. Vediamo le nuove funzionalità, le nuove funzioni, più che funzionalità. In questo caso vi elenco quelle che sono le nuove funzioni, ve le spiego una per una, non ho una slide per ognuna perché saremmo andati troppo oltre, se volete approfondire però vi ricordo il webinar.
Allora, la str underscore contains, per esempio, è una funzione di gestione delle stringhe. Voi sapete benissimo, lo sapete meglio di me, che il linguaggio PHP è molto potente in termini di gestione delle stringhe. Tante volte ci è capitato di avere bisogno di capire se all'interno di una stringa è presente una sottostringa. Ed ecco che andiamo ad utilizzare funzioni come, non so, la str pos, per esempio, la str str e altre che adesso non mi vengono in mente. Il problema di queste funzioni, come la str pos o la str str, è che non restituiscono un valore booleano certo. Cioè, cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. L'str pos mi dice qual è la posizione della mia stringa che sto cercando all'interno della sottostringa. Se no, scusatemi, il contrario. Mi dice qual è la posizione della mia sottostringa all'interno della stringa principale. Se per esempio io ho una stringa che contiene il mio nome, Elena Brambilla, e sto cercando dove si trova la sottostringa Elena all'interno della principale stringa Elena Brambilla, ecco che la str pos mi dice che è in posizione 0. Quindi, perché trova il mio nome nella prima posizione della stringa che sto analizzando. Perché sappiamo che il PHP come numerazione tendenzialmente inizia sempre da 0. La restituzione quindi dell'str pos sarà 0. Se non costruisco il mio controllo nel modo corretto, rischio di confondere lo 0 con un ritorno falso, perché lo 0 corrisponde al false tendenzialmente. E quindi ecco che se non faccio un controllo perfezionato con il triplo uguale, non capisco se non ho un'informazione certa. Ecco perché la str contains è stata creata, proprio perché la str contains semplicemente accetta una stringa principale come primo parametro e come secondo parametro la sottostringa che sto andando a cercare. Mi restituisce un valore booleano che è true o false, a seconda che questa venga trovata oppure no. Quindi è una scorciatoia aggiuntiva. Quindi mi evita di dover scrivere il codice di controllo in modo corretto. Chissà quante volte ci è capitato di scriverlo in modo scorretto. A me tante volte. Poi abbiamo l'str starts with, la str ends with, e già dai nomi possiamo intuire che cosa fanno queste due nuove funzioni. Se ho l'esigenza di capire se una stringa inizia o finisce con determinate sequenze di caratteri, ecco che posso usare una di queste due funzioni ed avere restituito un valore booleano. Quindi posso capire velocemente se la stringa è all'inizio o alla fine. Se senza queste due funzioni avrei dovuto fare dei barbatucchi, quindi usare l'str pos, l'str, cos'è l'altra? Oh mio Dio, mi sfugge. La str, quella l'str, vabbè, insomma, un'altra funzione di ricerca str per andare poi a capire esattamente dove si trovano, soprattutto se devo cercare alla fine della stringa, quindi devo capire la lunghezza, ecco l'str lang, capire la lunghezza e poi agire in modo abbastanza contorto. In questo modo invece vado dritta all'obiettivo. La preg last error message è una funzione che è stata generata proprio allo scopo di alleviare in qualche modo la necessità di trovare soluzioni personalizzate per capire le varie tipologie di errore. Per esempio, gli sviluppatori del codice PHP, del linguaggio PHP intendo, proprio del core PHP, hanno aggiunto nelle ultime versioni la JSON last error message per capire quale fosse effettivamente l'errore generato da istruzioni per la conversione in JSON. La preg last error message invece mi aiuta a capire qual è l'errore generato da tutte quelle funzioni PCRE,
che non generano eccezioni di per sé. Quindi mi è utile quando uso la preg match. Chi di voi adora le espressioni regolari? Io le odio personalmente, però sono molto utili e a volte ci risolvono problemi anche molto complessi. Però la preg match non mi dà un errore chiaro. Ecco che la preg last error message è in grado di recuperare quale sia l'ultimo errore e quindi posso capire meglio cosa sta succedendo. Infine abbiamo la get debug type, che è un tentativo di migliorare la funzione get type, che mi restituisce valori incoerenti se si tratta di oggetti. Fondamentalmente non è in grado di restituire correttamente i nomi delle classi degli oggetti. Quindi la get debug type mi aggiunge informazioni a quella che era la get type. E quindi ho la possibilità di capire il nome della classe e altre informazioni aggiuntive, viene anche passata eventualmente, mi dice per esempio se dovessi gestire una closure, una closure appunto, mi viene detto che è stato passato un tipo di oggetto anonimo, è in grado di darmi informazioni in più. Questo è molto utile nel momento in cui devo dare informazioni a qualche file di log o comunque loggare informazioni che devono essere il più descrittive possibili. Ok. Ci sono un paio di domande che appunto ha fatto Andrea e Guglielmo. Andrea chiede: sono accettate anche le espressioni regolari in string contains oppure string starts with e string str ends with? Invece di avere una stringa come sottostringa da cercare, passare a un'espressione regolare? Guarda, è una bella domanda. Non voglio dirti una sciocchezza, quindi mi limito a dirti non lo so. Questa è un'informazione che non ti so dare. Approfondirò e verificherò. Tendenzialmente ti direi di sì, per logica, perché è sempre possibile ragionare in modo inclusivo, ecco. Quindi se io passo un'espressione regolare a una istruzione di stringa, questa viene prima eseguita e poi viene eseguita l'altra istruzione. Il problema è che sollevabile potrebbe essere quello di catturare l'eccezione nel momento in cui ce ne fosse una, per evitare poi di andare a sbagliare in cascata. Quindi non so fino a che punto possa essere effettivamente applicabile in modo corretto. E poi Guglielmo scrive una cosa che non so se appunto è una domanda. Ah, la mia è una domanda, un suggerimento quando non veniva in mente la funzione. Quindi Guglielmo suggerisce str underscore substr. Ah, bravo, perfetto, proprio quella, la substring. Bravo, grazie Guglielmo. Quindi bravo. Guglielmo era sul pezzo, bravo, fa piacere. Grazie Guglielmo. Grazie Guglielmo. Ok, vediamo a livello, se non ci sono altre cose particolari, di capire quali sono. Sì. Ok, no, forse non so se abbiamo tempo. Comunque Dario aggiunge che dalla documentazione str underscore contains vuole una stringa, non una regex. Ok, perfetto. È coerente rispetto al discorso della migliore gestione degli errori, perché se viene generata un'eccezione poi rischi di causare in cascata degli altri problemi che poi diventa difficile gestire. E comunque le regex le odiamo un po' tutti, mi aggiungo, che sono utilissime, però veramente sono quasi linguaggi incomprensibili. Chiudo. Guarda, ogni volta che dovevo spiegarne il funzionamento dovevo mettermi lì e concentrarmi perché... Ah, Guglielmo le ama, però attenzione, io le amo, quindi se abbiamo bisogno... Guglielmo mi fa paura, allora. Però appunto andiamo tutti da Guglielmo, se le prossime volte andiamo tutti da Guglielmo a sì, farci dare una mano. Anche ad Andrea piacciono molto. Vuol dire che sono ok, cervelloni, ho capito, sono personaggi cervelloni. Va bene, vediamo le cambiamenti a livello di engine e qui sorvolerò su alcuni aspetti che secondo me vi lascerò poi approfondire
e affronteremo maggiormente il famoso JIT, Just in Time, la compilazione Just in Time. Queste sono un po' le innovazioni che sono state inserite proprio nel compilatore, nel motore del PHP. Quindi vedremo il JIT, il fatal error, sulla gestione degli errori fatali quando si tratta di metodi non compatibili come firma, l'LSP enforcement, la risorsa classe, l'asserzione, le funzionalità di asserzione, il fatto che l'XML RPC adesso fa parte della libreria PECL, e vedremo i cambiamenti sulle reflection. Facciamo una considerazione. Come sappiamo tutti, il linguaggio PHP non è un linguaggio compilato, è un linguaggio interpretato. Quindi questo cosa significa? Significa che tipicamente il flusso di lavoro di ogni singola richiesta è costituito da sempre gli stessi passaggi, che sono quelli che vedete qui. Fondamentalmente devo identificare qual è il codice sorgente che devo andare a interpretare, lo trasformo in qualche modo in una sorta di token. Questo token viene poi parsato per costruire il cosiddetto Abstract Syntax Tree. Questo ultimo componente viene poi compilato nell'opicode in istruzioni per la virtual machine, quindi verrebbe da dire per la Zend virtual machine, scusate, e poi viene interpretato l'opicode e compilato in codice macchina per poi essere infine eseguito. Ok, questi sono gli step standard attualmente che vengono eseguiti. Con la versione 5.6 è stata inserita la OP cache. La OP cache, se abilitata, perché non è abilitata di default, mi consente di modificare il workflow precedente in questo modo. Quindi identifico sempre il codice che voglio eseguire, mi domando: è nella cache? Se non è nella cache, allora ecco che vado a rieseguire i tre passaggi che avevamo visto prima e poi vado a interpretare l'opicode, quindi compilarlo in codice macchina per poi eseguirlo. Ovviamente se quella parte di codice era già nella cache, recupero dalla cache la parte di opicode compilata, quindi le istruzioni per la virtual machine, e le do in pasto all'interprete per far sì che poi lo compili in codice macchina. Okay? Con l'avvento del PHP 7.4 viene offerta una opicache preloading. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo configurare il PHP per andare a cercare un file che contiene fondamentalmente un elenco di codice da precompilare in opicode. Questo codice quindi farà sempre parte dell'opicache. È uno strumento in più per ottimizzare, per accelerare appunto questa fase di caching. Una sorta di pseudo precompilazione, fatemi passare il termine. Allora, che cos'è il JIT e come si adatta a questo workflow? Notate una cosa, il penultimo passaggio del flusso, quello più importante, cioè faccio un passo indietro, questo, l'interprete viene interpretato, l'opicode, e compilato nel codice macchina. In tutte le soluzioni, sia con la 5.6, con la cache, che con l'opicache, questa è una parte che rimane fuori, quindi sia che il mio dato sia stato cacheato nella mia cache, appunto nell'opicache, o no, io comunque devo andare a fare questo tipo di compilazione. Il JIT entra proprio in questa fase, quindi con il Just in Time, la compilazione Just in Time,
che cosa succede? Succede che vado a compilare tutti quegli opcode in istruzioni macchina. Quindi in questo modo rendo disponibile nell'opcache in un buffer che viene configurato all'interno delle mie direttive del file PHP INI, assegnando quindi la memoria che voglio che venga assegnata e quant'altro, vado a caricare il codice della virtual machine, quindi il codice interpretabile dalla virtual machine è già compilato. Quindi gli step, grazie a questa nuova funzionalità, si riducono soltanto alla fine in due parti, nell'individuare il codice che voglio andare ad eseguire e nell'eseguirlo già in codice macchina direttamente nella CPU. I benefici di questa diciamo, nuova funzionalità sono effettivamente quelli tipici dei linguaggi compilati. Però facciamo alcune considerazioni. Tra l'altro, quando un codice viene compilato con il Git, quando ci sono codici che vengono richiamati più volte, oppure posso definire anche all'interno del mio stesso codice quale parte voglio andare a destinare al Git. Una considerazione importante che dobbiamo fare è che il Git è particolarmente utile quando vado a fare a impegnare la mia CPU con dei calcoli abbastanza pesanti. Il problema qual è? Che sappiamo essere il PHP un linguaggio limitato, non tanto, come dice la slide, a livello di linguaggio in sé, ma proprio come destinazione d'uso. È più utilizzato per operazioni di input-output, quindi per accesso al database, per richiesta HTTP, per andare a cercare nella cache e così via. Mi intrometto solo un attimo, c'è una domanda di Maurizio che chiede, quindi non vengono generati nuovi file compilati come in .NET? Diciamo che viene generata un codice binario che viene parcheggiato comunque nell'opcache, quindi nella RAM della macchina. Non è scritto fisicamente. Scusa, allora promettimi, è una cosa che come se mi sta a cuore, mi permetto di approfittarne, no? .NET addirittura ti permette di pubblicare un sito e quindi precompilare tutte le pagine e lui si crea una cartella bin dove ha tutti dentro i suoi compilati, mentre le paginette danno poi solo un riferimento, quindi non le occupa in RAM tra virgolette, ma in qualche modo le staticizza proprio. Quindi ecco, diciamo che la compilazione Git allora in un server condiviso con PHP, dove magari la memoria a disposizione di ogni sito è risicata, effettivamente poi il vantaggio con WordPress però è relativo, perché magari la memoria che ha a disposizione il singolo sito shared viene poi presa dagli altri, no? Con la garbage collection viene buttata via e quindi se lo deve sempre ricompilare, quindi è una cosa comunque in RAM, non c'è nulla di fisico, ecco, la domanda è... Allo stato attuale è così, tieni conto che è in fase di continua evoluzione, perché poi lo vedremo nelle slide successive, è una sorta di prototipo questo che è stato pensato e ragionato da tanti anni, che si sta pensando in qualche modo alla compilazione del codice. Quindi è un qualche cosa che si sta evolvendo. Questo poi darà anche la possibilità allo sviluppo dei cosiddetti RAD, i Rapid Application Development Tools. Sarà un qualche cosa che è propedeutico a qualche cos'altro. Ecco. Quindi siamo soltanto in una fase iniziale. Tieni conto appunto che nello specifico poi effettivamente per l'uso tipico del PHP non viene nemmeno tanto sfruttato, bisogna un po' sfatare questo mito che è stato creato su questa nuova funzionalità.
Tant'è vero che, per esempio, c'è un benchmark che è stato fatto su WordPress al nostro interno per un'installazione standard, e vede un incremento delle prestazioni di circa il 3%. Non so come voi quantificate il 3%, però non lo vedo un miglioramento così eccezionale. Il JIT, sai, il fatto è che è stato creato più che altro perché spesso vengono utilizzati dei framework che hanno nella fase di bootstrap la fase più pesante, che a volte diventa anche il 25% di tutta la richiesta, e quindi riuscire a compilare questa parte effettivamente può essere interessante, però le considerazioni che hai fatto sono del tutto valide. Quindi, figurati, la domanda è perché preoccuparsi tanto allora se non è così utile, perché già abbiamo detto che non è così eclatante. Qui vengono riportate alcune considerazioni fatte da questo elemento importante del team di sviluppo del PHP, da Nikita Popov, che sostanzialmente dice: attenzione, perché le performance sono decisamente migliori quando si parla di calcoli numerici di un certo livello. Le performance sono un pochino migliori quando si parla di applicazioni PHP normale, ma questa nuova modalità può essere molto importante per il futuro, perché potremmo spostare parte del codice C, perché voi sapete che il PHP è sviluppato fondamentalmente in C, potremmo muovere parte di questo codice C direttamente nel PHP per renderlo più facile anche da gestire. Quindi questo è un qualche cosa che per il futuro si vedrà che tipo di evoluzione poi prenderà. Ok. I fatal error su on incompatible method signature, quindi su metodi incompatibili per firma diversa. Prima di PHP 8, se andavamo ad estendere un metodo o implementavamo un metodo di interfaccia utilizzando una firma diversa, anche per i trades, PHP sollevava solo un warning senza interrompere l'esecuzione del codice. La differenza ora è che PHP 8 genera un errore fatale, quindi questa è una delle incompatibilità rispetto alle versioni precedenti del PHP. La resource classes. Molte funzioni PHP restituiscono la tipologia risorsa, ma in realtà non esiste un tipo risorsa vero e proprio. Quello che è stato introdotto nella nuova versione di PHP è sono state create alcune tipologie di oggetti risorsa nuovi, come ad esempio la curl handle, la JIT image, la socket, la address info e qualcos'altro. Quindi fondamentalmente adesso ci sono queste nuove tipologie di risorsa. Questa è un'innovazione rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad ora. La particolarità, la cosa interessante da notare e a cui fare attenzione, è che se dovessi passare uno di questi oggetti nuovi generati da queste classi all'operatore is underscore resource, la risposta potrebbe essere restituisce un false. Quindi dobbiamo andare a modificare, se vogliamo mantenere la compatibilità del linguaggio nelle versioni precedenti, andando a modificare queste parti di codice con l'aggiunta di un controllo specifico che mi dica che sia effettivamente un valore falso, e quindi devo gestire quel tipo di problematica. L'asserzione, le behavior, dunque le asserzioni, l'assert è presente fin dal PHP 4
Questo tipo di funzione hanno sempre generato soltanto dei warning. Per far sì che generino delle eccezioni, dobbiamo andare ad abilitare nella PHP INI la direttiva assert.exception. La novità è fondamentalmente che nel PHP 8 è già abilitata di default. Potete sempre disabilitarla. Queste sono un po' le novità del motore, ecco, come presentazione. Diciamo che abbiamo detto, abbiamo parlato tanto, l'abbiamo approfondito forse poco, però ci sono tanti spunti di riflessione per il futuro. Le innovazioni che ha portato il PHP 8 fondamentalmente sono un forte miglioramento dal punto di vista della sintassi per gestire situazioni difficili, diciamo. Ci sono stati dei buoni miglioramenti nella gestione degli errori e delle eccezioni. C'è stata una buona espansione della tipologia dei dati in senso generale. Gli attributi del linguaggio quindi porteranno, come dicevo prima, allo sviluppo di RAD nuovi, di tooling nuovi per la Rapid Application Development, e il JIT sembra interessante, però l'impatto è tutto da vedere fondamentalmente, quindi teniamolo in osservazione e vediamo come si evolve. Per quanto riguarda WordPress e PHP 8, quello che possiamo dire è che, attenzione, perché PHP 8 è una major release, quindi porta a diverse innovazioni e cambiamenti di comportamento rispetto al passato. Banalmente tutto quello che era stato dichiarato deprecato nella versione 7 è adesso ufficialmente rimosso, quindi bisogna fare molta attenzione. Qui ci sono dei link che potrebbero esservi utili per approfondire il discorso. La considerazione finale che possiamo fare è che WordPress 5.6 è da considerare in una versione beta compatibile. Questo vuol dire che è già un buon punto di partenza, quindi ha superato, gira su PHP 8 e ha superato gli unit test. Però attenzione, perché è in beta, quindi può sempre saltare fuori qualche cosa, non è ancora in GA, è in una versione stabile, e ci sono tantissimi temi e plugins che potrebbero creare problemi. Quindi attenzione, cerchiamo di fare un passaggio graduale e di utilizzare il JIT, può essere utile, ma anche qui vediamo di fare dei test un pochino più approfonditi prima di esultare in modo definitivo. L'ultima slide che vorrei presentarvi è questa. Fondamentalmente vi do alcuni link che reputo possano essere interessanti per voi per quanto riguarda appunto la base di WordPress, che è il PHP, e quindi c'è un webinar registrato appunto su PHP 8, c'è un altro webinar JIT dove sicuramente andrete a esplorare in modo molto approfondito il JIT e a capire meglio come funziona nel dettaglio e come configurare il JIT e come utilizzarlo al meglio. Quindi vi invito a vedere anche questo tipo di webinar. Poi tenete presente che ci sono due blog che andiamo ad alimentare man mano che abbiamo novità in merito a questi argomenti, che sono quello relativo al PHP 8 e al JIT. Quindi vi invito ad andare a approfondire, il materiale verrà comunque condiviso. Tenete presente, vabbè, questa è un refuso della presentazione che aveva fatto Matthew. Zender sostanzialmente può fornire aiuto nella migrazione all'ultima versione del PHP, parlo di applicazioni più generiche, e eventualmente può dare una mano a coloro che vogliono rimanere su una specifica versione PHP che è già in end of life. Questo perché abbiamo un runtime proprietario, che è anche distribuito open, ma su cui si può richiedere il supporto ovviamente a pagamento, e che consente anche il long term support. Quindi andiamo a supportare ancora la versione 5.6 del PHP.
Questi sono i miei indirizzi email, se mi scrivete a elena@zend.com vi risponderò da edambilla@perforce.com. Quindi segnateveli se volete, mandatemi pure un'email con rettifiche, con non so, domande, con richieste particolari, e sono più che contenta di darvi una mano e di indirizzarvi nella giusta direzione. Grazie davvero Elena, è stato davvero un intervento molto molto interessante, e grazie a tutti anche i partecipanti, perché l'argomento era veramente, Dario per esempio, anche Dario ti ringrazia, l'argomento era veramente interessante e abbastanza tecnico, e devo dire Guglielmo anche ti ringrazia, e lo dico perché la chat magari non è visibile, anche Elena, è davvero, la partecipazione è stata veramente molto molto alta. Bene, mi fa piacere, spero che ci sia anche altra occasione per approfondire altri argomenti, e tenete presente che comunque abbiamo anche la possibilità eventualmente di coinvolgere Zev Zulaski, che ormai è focalizzato al 100% su WordPress, e nel momento in cui lo ricarico potremmo poi approfondire argomenti specifici sul tema. Sì, quindi benissimo. Fondamentalmente questo è solo l'inizio del duro lavoro che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Come Netflix, è come l'episodio pilota questo. Sì, sì, questo è un episodio pilota che vi aiuterà ad approfondire, magari anche a correggermi, a perfezionare quello che ho detto, perché sicuramente siete forse molto più tecnici voi alla fine di quanto possa esserlo io, e mi piacerebbe riuscire anche ad avere quindi un nuovo modo di comunicare e di aprirmi verso il vostro sì, sì. Ecco. No, infatti, ma anche le domande sono state veramente anche interessanti, e c'è stata una bella interazione, quindi davvero grazie a tutti. Andrea anche ringrazio, anche Stefano, anche Calogero, anche Paolo, stanno ringraziando tutti dalla chat. Paolo dice che andrà a vedere anche il webinar, e ringrazio anche tutto il gruppo. Bene. Grazie anche, infatti davvero, grazie davvero, veramente molto interessante. E non so se Maurizio, se vuoi dire ancora qualcosa, anche tu. Ma io nulla, se seguo a ruota di nuovo i ringraziamenti, ma ci ridiciamo le stesse cose, e quindi nulla, magari davvero fra sei mesi, un anno, facciamo il punto della situazione e vediamo un po' come... Quanti hosting intanto avranno installato PHP 8, perché questo è un altro elemento poi da capire, che potrebbe essere argomento di un altro meetup, no? Perché anche le buone intenzioni a volte sono tarpate un po' dal... Sai, lasciami dire un'ultima cosa, poi prometto tacerò. Ma tendenzialmente le major release vengono guardate con molta paura, perché sono major release. Io confido che nelle release successive, in una 8.2, 3, 4, ci siano decisamente dei perfezionamenti del linguaggio e delle risoluzioni di problemi che sicuramente emergeranno, come sempre succede. Quindi andiamoci cauti, però facciamo delle prove, facciamo dei test, eventualmente evidenziamo anche quelle criticità che vengono a emergere. Ma dopo la 7 ci siamo sbloccati, siamo rimasti tantissimi anni fermi, adesso insomma con il PHP per fortuna. Il ciclo di vita della 8 avrà più o meno gli stessi anni della 7? Probabilmente sì, poi chi lo sa adesso come adesso, certo, sì. È tutto da vedere. Parleremo anche di questo. Infatti parliamone volentieri. Di darvi anche delle indicazioni, di rimanere in contatto, e faremo in modo anche di darvi questo. Magari anche di persona, se capiterà questa grazia. Magari. Eventi di persona. Sarebbe fantastico. Veramente. Grazie a tutti, e davvero grazie a tutti i partecipanti, grazie Elena, e ci vediamo al prossimo meetup. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.